dove la tecnica di lavoro, dove la capacità empatica di ricevere, dove sicuramente la capacità di attrazione, legata anche alla capacità di educazione anche nelle persone mature verso un certo tipo di percorsi gustativi, possono essere sicuramente elemento di non solo di differenziazione ma anche di attrazione da parte. Un'ultima domanda, Cesarini Sforza ha parlato di quello che la sua azienda fa per cercare di stabilire un contatto di formazione nei confronti dei pubblici esercizi. A Laura e a Lorena vorrei chiedere se questo legame con le aziende lo vedono in una luce positiva oppure indifferente. Legame in senso di? Nel senso che l'aiuto che l'azienda può dare nel qualificare. Lo sa il detto, aiutate che Dio ti aiuta. No, il fatto è questo, che adesso per quello che mi riguarda noi abbiamo una gestione dei punti critici, cioè quindi dai punti critici fino a tutto quello come deve essere spiegato, tutta la formazione che è abbastanza ampia. Cioè io nel mio percorso ho sempre puntato alla qualità dei clienti, ma soprattutto alla qualità dei collaboratori. Per mantenere questo la formazione è stata determinante, quindi praticamente ci sono proprio persone che si occupano di questo. Che ci siano aziende che la fanno, io tanto di cappello, perché non è mai esistito, quindi sono esistite solo aziende, e anche lì purtroppo visto che il vino ha avuto e ha molto successo, questa nuova professione nel corso degli anni dell'agente, del rappresentante di vino è diventata sempre più importante. Solo che io, per quello che riguarda la mia regione, le professionalità invece si sono rimpicciolite, quindi allora c'erano grandi persone che facevano i rappresentanti, ma ti davano anche delle impostazioni, perché io quando ho iniziato ero un pulcino bagnato, quindi c'erano questi agenti che mi aiutavano, no? Quindi lo trovavo molto, molto interessante. Cosa che invece i nuovi non ce l'hanno, ecco, hanno solo lo spirito di vendere, non hanno nessuno studio particolare, non hanno nessuna missione, non hanno niente, ecco, hanno solo nella testa i numeri, hanno solo nella testa di vendere il vino. Pochissimi sono quelli che invece hanno studiato e, come dici, l'azienda promuove questa situazione, quindi tanto di cappello, ma è rarissima, ecco, quindi per quello che mi riguarda ce la dobbiamo fare internamente. Mi prima contento perché a me non è mai successo finora di incontrare una gente appunto di sì, mi spiega il prodotto, mi diceva molto di sforzo, però non è mai successo che mi illustrasse più del dovuto. Per cui a volte succede che mi reco io nelle aziende a acquistare del vino, aziende vicine, ovviamente vicino nella Lombardia, no? Oppure appunto mi fornisco direttamente, ma non è mai, finora non è mai successo appunto di avere questo grande onore, diciamo. Beh, la prossima volta ve lo vedo personalmente. Però a parte questo, io so che voi dite una cosa giusta, non potrei in nessun modo contraddirvi perché so che direi una bugia. Infatti il nostro tentativo non è quello di migliorare l'efficienza o la conoscenza della rete commerciale tipo quella dei rappresentanti, perché purtroppo dovremmo aprire un dibattito solo per sapere che cos'è il rappresentante oggi, qual è la sua funzione, come sarà fra 10 anni, perché è tutto un mondo che probabilmente è in grande cambiamento, anche con cambiamenti certe volte complessi. Noi queste formazioni le facciamo sul personale interno, noi di fatto abbiamo circa 20 persone interne che però sono fuori sul territorio continuamente, tra Wine Ambassador, Super Oreca Manager, via dicendo, che vengono formati perché sono personale interno. Probabilmente è chiaro che questa è una formazione che viene fatta e tocca un numero consistente anche di clientela, però molto mirata. È chiaro che sarebbe bellissimo farlo sotto la rete commerciale, però il problema è che presumo che sia quasi impossibile. Ancora
Bene, se a questo punto c'è qualcuno del pubblico che ha domande, subito. Buongiorno a tutti, io sono un collaboratore di Mixer, però in questo momento vorrei fare una domanda più che come collaboratore di Mixer, come collega di Alessandro in Viral Beat. Ho contribuito alla realizzazione di questa ricerca e volevo chiedervi, ma siete sicuri che questa concezione di un consumatore che va in, appunto diventato imbastardito non sia un sintomo di una certa incapacità nel capire dove si sta andando? Mi spiego meglio. Io, facendo l'analisi più qualitativa della ricerca, ho visto, certo, una grande enfasi sull'abbondanza dell'aperitivo, senza ombra di dubbio, sull'abbondanza a volte anche appunto con scarsa qualità, ma anche un certo bisogno di qualità e soprattutto un'enfasi sul rapporto qualità-prezzo. Infatti non siamo arrivati al punto delle slide finale, ma appunto le 5 caratteristiche dell'aperitivo che erano più enfatizzate dai consumatori online erano il rapporto qualità-prezzo, ovviamente, ma anche una certa cura dell'atmosfera del locale, una necessità di avere un ricambio dei piatti caldi anziché i soliti piatti freddi, unti, e anche un certo bisogno di un ambiente più rilassato che non sia invaso dalla ressa, dal buffet, da tutte queste cose. E appunto, secondo me, questo problema deriva anche da un certo mutamento terminologico del concetto di aperitivo che sta avvenendo, perché appunto, come sottolineava lo chef, l'attenzione, se da un lato c'è l'attenzione a non voler rovinare il post aperitivo che sarebbe la cena, questa è una visione che è, se vogliamo, è ancorata a un punto di vista più tradizionalista sull'aperitivo, che lo vede appunto come un momento precedente alla cena. Però si sta diffondendo sempre più esponenzialmente, vogliamo anche per la crisi, per il calo dei consumi, per tutte queste cose, una visione appunto della pericena, una visione della pericena che deve essere, ovviamente, tra le sue caratteristiche, dovendo sostituire una cena, deve avere inevitabilmente anche l'abbondanza, perché ovviamente uno non si può accontentare di stuzzichini e basta. Questo semplicemente per dire che io non vedrei tanto un consumatore imbastardito, ma comunque un consumatore in evoluzione che, se da un lato ovviamente guarda la quantità volendo un aperitivo che sostituisca la cena, dall'altro non vuole rinunciare totalmente alla qualità. Questo è quello che abbiamo visto alla rete, l'abbiamo visto, cioè, e vorrei ricordare che comunque internet oggi, le percentuali di Audiweb del gennaio 2012 davano che il 70% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni accede a internet, parla su internet, quindi io la vedo onestamente come una fonte affidabile. Detto questo, vi lascio la parola. Allora, quanti anni c'hai tu? 24. Ok. No, importante. L'importante è l'età, perché praticamente tu hai visto un pezzo di questa storia dell'aperitivo, no? Cioè, adesso non voglio passare da saccente, non guarderei, però praticamente io ho visto un pezzo molto più lungo. E quando dico imbastardito, sono partito da una premessa, come quando fai i contratti, premesso che se tu vai in un posto a Londra a fare l'aperitivo non ti danno niente da mangiare. No, vai a New York, beh, io l'aperitivo adesso, sì, sono antica, per me l'aperitivo è quello che viene prima di andare a cena. Vai a New York, non ti danno niente da mangiare, vai a Copenaghen, non ti danno niente da mangiare. Allora, ecco, io dico, lì non ti danno niente, sono tutti abituati, va bene così. E da noi siamo partiti con le noccioline, con le olive, cose piccole, no? Comunque piccoline, perché poi devi andare a cena. Quando dico, ho usato quella parola, ci siamo imbastarditi, perché da niente, di una fascia europea mondiale molto grande, a delle cose piccole, siamo passati a doverci attappare per forza lo stomaco. Quindi ho chiamato quello imbastardimento, quindi vengo da... Ciao, arrivederci. Quindi l'ho presa molto, la prendo da, dico, ma perché ci sono popoli che fanno l'aperitivo con niente o con le noccioline e noi stiamo a disquisire se dobbiamo cambiare strategia, quante portate dovremmo dare, se dovremmo dare anche il caffè adesso, ma va benissimo. Però voglio dire, partiamo anche che c'è una parte del mondo dove non c'è questi problemi, se è sfizioso o non è sfizioso.
era l'hashtag con quello con la maggior parte, sì. Era la fascia alla... Ah, come, l'hai mandato te prima, non lo so inventato. Non può essere venduta alle masse, forse dobbiamo, non può essere venduta a livello massificato, cioè forse è giusto proporla, ma allora il presupposto è che va fatto un modello di business diverso, forse. Guarda che... Però, scusate, la cerchiamo massa... di trarre una conclusione, poi dopo magari... Cioè adesso che arriva il momento caldo, tu la vuoi massificare, cioè la massa vuole bere e chi sta al di là del banco vuole far bere, perché tu vieni da me e io, se riesco a farti fare 2-3 bevute, ding ding, ti stacco lo scontrino per 3 bevute, no? E naturalmente con 3 bevute te stendo. Quindi ecco, stiamo andando in quella direzione. Non può essere di qualità, non possiamo parlare di prodotto, perché comunque chi usa formaggi e salumi, guarda, ce n'è un 10% che usa cose di qualità, l'altro 90% va al cash and carry a comprare quello che costa di meno, ma te l'assicuro, non possiamo definirci dei puristi. Quindi secondo me la qualità con la massificazione sono due cose che non possono andare assolutamente d'accordo, ecco. Questa domanda, infatti, secondo te, se ti mi ha risposto di sì, cioè la qualità non può essere massificata, forse a questo punto non è il caso di anche cercare forse dei nuovi orizzonti terminologici. In effetti, se continuiamo a dire la pirita, forse la cosa che fai tu, magari forse chiamata in un'altra maniera potrebbe essere più... Questo è vero. Poi io stasera ho capito una cosa che è importante da quello che ho visto, che c'è una fascia d'aperitivo che io non avevo considerato, che è prima dei 18, cioè 17, 16, 15, no? Che comunque, beh, anche avevi considerato anche prima dei 18? Sul web non sono affidabili le anagrafiche, le statistiche in generale dicono che tra i 13 e i 15 si vede abbastanza poco, tipo 8% bevono, e dai 18 in poi comincia a essere importante, la fascia 20-24 consuma il 70% in maniera abbastanza elevata. Questo è il dato. Va bene, chi vuole? Solo due parole, cioè, a parte il fatto che in Italia esiste una legge che non si può dare alcolici sopra i 18 anni, ma va sopperendo. Il 16, sì, sono delle province del Regno che avevano fino all'altro poco tempo fa 18. Allora, il concetto è questo, quando io condivido, non solo, ma sponsorizzo Moreno Cedroni per quello che ha detto, perché qua stiamo mistificando le cose, l'aperitivo è l'aperitivo, la mezza cena è la mezza cena, ma siccome noi non abbiamo il coraggio di dire, se non avete capacità economiche o di tempo per andare al ristorante e fare una cena, vi diamo qualcosa di diverso e anche da bere. Cioè noi mistifichiamo, l'aperitivo è una cosa seria, noi stiamo imbastardendo questo concetto come stiamo imbastardendo altre cose. Ma qual è il fattore deleterio, chiudo? Che mentre l'aperitivo presumiva una cena, un qualcosa di diverso per cui c'era preparati, abbiamo rovinato sia l'aperitivo che la cena, e logicamente se l'abbiamo rovinato l'una e l'altra, cosa volete pretendere? Che ci sia della professionalità per portare avanti questi due picchi? Lì sta tutto il problema. Buonasera, io mi chiamo Eugenio Rossi, sono un ristoratore di Roma da 3 generazioni, un locale antichissimo, e sono consigliere di Fibre Conti Commercio. Io credo che ci sia una grande confusione in tutto questo, perché l'aperitivo nasce proprio come una bomba alcolica che ti altera l'equilibrio glicemico, per cui ti smuove l'appetito e poi vai a pranzo o a cena. Poi c'è una grande differenza culturale tra il nord Europa, il mondo western occidentale e l'Italia. In Italia l'aperitivo si consumava la mattina, prima di pranzo si faceva l'aperitivo al bar, il Campari, il Crodino, il Bianco Sappi, mentre in America la sera alle 6 c'è questo gin and tonic, il cocktail,
altissima gradazione alcolica senza nessun cibo accostato a questo. L'happy hour non è l'aperitivo, l'happy hour è la formula economica nei locali che hanno un flesso di lavoro e quindi in quel lasso di tempo, un'ora, due ore, fanno costare di meno la stessa cosa che dopo le 8 costa di più, ma non c'entra niente con l'aperitivo. Quindi se noi non partiamo da questo presupposto, e dopo non ci abbiamo le idee chiare, perché ognuno può avere ragione per quello che dice. Sì, però una cosa che fai dalle 6 alle 8 non è una merenda. Bravo, però è l'happy hour, che non c'entra niente con l'aperitivo. Bravo, è così. Però in queste due ore io ho sentito sempre confondere l'happy hour con l'aperitivo, non c'entra niente. Mi scusi, questo è dovuto anche al fatto che noi italiani usiamo l'inglese in maniera poco accurata. Per noi italiani l'happy hour è un aperitivo rinforzato. Invece no, ma in America è così, in Italia purtroppo mi deve scusare, ma l'happy hour per noi italiani è questa cosa. Detto questo, siccome mi dicono che dobbiamo lasciare la sala, c'è qualche altra domanda? No? No, volevo soltanto ringraziare tutti i partecipanti a questo incontro che per me è stato molto molto interessante e spero che con i potenti mezzi della tecnologia riusciamo a mandare nei prossimi giorni e a diffondere i messaggi che sono emersi, dove le ragioni stanno un po' dappertutto e dovremo approfondire meglio alcune cose, e credo che se partiamo da qui riusciamo anche a trovare una bussola per risolvere alcuni problemi senza troppe pretese. Vi ringrazio comunque per il contributo. Grazie anche da parte mia, grazie ai relatori che hanno animato questa discussione. Stai cambiando?